atto del cambio di sipario per ringraziare tutti coloro che sono dietro a questa iniziativa che abbiamo organizzato. C'è sempre tanta gente per organizzare una cosa così. Ringrazio Monica Danturli, Elena Fiorani e Francesca Spanò che stanno curando la diretta streaming che va sui siti della UISP e del giornale Radio Sociale. Ringrazio Antonio Marcello, la redazione del giornale Radio Sociale al completo, Guido Dubaldo dell'Ordine dei giornalisti che ci ha sostenuto dall'inizio di questo percorso, il gruppo comunicazione dell'UISP, ricordo alle 15 Sala Morandi la riunione del gruppo comunicazione UISP, e ringrazio Diego Mariottini e Massimo Filipponi perché da loro ho imparato davvero tanto. Allora Massimo, insieme ai tuoi ospiti ho visto Bruno Pizzul, Davide Pastorin, Pardo e Gianni Cerqueti. Buon lavoro. Capace con questo attrezzo, per cui andiamo molto più lenti di come dovremmo. Le seconde scuse sono di Fabio Caressa, che le ha rivolte a noi, io le rivolgo a voi, e Carlo Paris per non poter essere presenti. Caressa è partito per Berlino, sta partendo per Berlino, mentre Paris ha avuto un imprevisto. In questo momento, da d'ora in poi, diciamo, il seminario va sulla tavola rotonda, sul linguaggio della telecronaca, della radiocronaca, e quindi è inutile, ve li ripresento ancora, ma intanto li avete visti, da Del Pastore, Bruno Pizzu, Gianni Cerqueti e Pierluigi Pardo. Il seminario verte su una domanda fondamentale: perché quando raccontiamo un fatto ad un amico, se questo fatto riguarda altre sfere dell'attività quotidiana, parliamo con le nostre parole, se però il fatto è un evento sportivo che abbiamo visto o a cui abbiamo partecipato, parliamo in una forma diversa di italiano che non ci appartiene, è un lessico creato da altri che noi ripetiamo, sia come giornalisti, sia come semplici, diciamo, cittadini. Mi è venuta questa illuminazione perché qualche tempo fa ho sentito in internet un bambino del campionato giovanissimi che è intervistato alla fine della partita, perché ormai succede anche questo, ormai la televisione detta i tempi di come si fanno anche le riprese dei partiti bambini, e questo bambino alla fine della partita che aveva vinto, siccome gli chiedevano perché, lui ha risposto: abbiamo approcciato bene la gara. Ora, io credo che nessuno di noi avrebbe detto abbiamo approcciato bene la gara se non fosse un argomento di tipo sportivo. Chi ha cominciato a parlare in un certo modo e perché siamo andati, perché l'abbiamo seguito? Io vorrei chiedere a Bruno Pizzu, perché ringrazio con tutto il cuore per essere qui, chi ha fatto per primo la barba al palo? Buongiorno, la domanda è una domanda particolarmente intrigante, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il linguaggio sportivo è un linguaggio che necessariamente deve diventare cercato. Di tanto in tanto ci sono delle espressioni che poi finiscono per far presa e diventare magari pane quotidiano, addirittura per i bambini, no? Quell'approcciato lì è francamente inquietante come modo di comunicare. Per il resto direi che uno dei problemi a proposito del linguaggio televisivo e radiofonico è il fatto che si racconta, quando si tratta di una partita di calcio, qualcosa di estremamente ripetitivo.
è frase fatta dire che ogni partita è diversa da ogni altra partita, ma è altrettanto vero che ogni partita è fatta sempre di gesti che sono più o meno uguali, simili, a parte la caratura, la giocata più o meno appariscente, ma c'è il colpo di testa, c'è la rincorsa, c'è il contrasto e via dicendo. Per cui alla lunga diventa anche una ricerca personale da parte del cronista, quella di evitare ripetizioni di carattere lessicale. E allora si va magari alla ricerca di qualche impreziosimento di carattere lessicale che può apparire anche inopportuno. Poi il tutto va legato a quelle che sono le abitudini e le mode del momento. Io ho fatto a lungo il telecronista e spesso volentieri qualcuno mi criticava di usare un lessico un pochino troppo ricercato, non degno di un evento agonistico, ma piuttosto, che so io, di una lezione di geografia o di qualche altra materia scolastica. In realtà poi io credo che sia quasi inevitabile che anche nel linguaggio sportivo intervengano delle frasi che diventano ripetitive pur essendo nate magari nel tentativo di non essere ripetitivi nell'eloquio. Però credo che tutto sommato la situazione non sia poi granché modificata per quanto riguarda il linguaggio delle telecronache, delle radiocronache classico, cioè il linguaggio delle parole. È molto cambiato il linguaggio per quanto riguarda la televisione delle immagini, perché rispetto a quelli che erano i primordi della televisione, noi tuttora abbiamo l'opportunità e l'occasione di vedere abbastanza frequentemente la riproposizione di partite degli anni 70, no? Basti pensare a quel famoso Italia-Germania, partita del Sigla e via dicendo. E quando vediamo quelle immagini, con la nostra abitudine alla televisione di oggi, abbiamo subito la sensazione che si trattasse, come in effetti era, di un mezzo ancora che muoveva i primi passi, c'erano queste immagini in campo lungo, dall'alto e via dicendo. Dopo un po' invece interviene la sensazione che uno fa, la riflessione personale è, ma si capiva meglio, si capiva meglio il calcio, la partita. Perché si capiva meglio? Perché il calcio è il tipico gioco di squadra, coralità di manovra, e allora con le due telecamere messe dall'alto e l'inquadratura in campo largo, è vero che vedevi le formichine in campo, però vedevi molto bene quella che era l'articolazione e lo sviluppo della manovra, il cosiddetto collettivo. Oggigiorno ogni regista ha proprio a disposizione una quindicina o 20 telecamere, ed essendo inevitabilmente di formazione cinematografica, ha la tentazione di confezionare non tanto un racconto che ci faccia capire com'è la partita, quanto piuttosto una good television, una raccolta di immagini affascinanti. Allora ecco lo stacco, la bella ragazza in tribuna, la luna piena, il labiale, la ripetizione continua e via dicendo. Tutto questo comporta una frammentazione di proposta per immagini che determina necessariamente anche da parte del cronista la necessità di adottare un linguaggio per parole che in qualche modo sia articolato sulla stessa lunghezza d'onda di queste immagini così frammentate, e quindi cambia completamente la prospettiva. Per di più c'è una moda che non è strettamente legata al commento sportivo radio-televisivo, ma ormai abbraccia un po' tutta quella che è la comunicazione della radio e della televisione, ed è la moda del linguaggio un po' urlato, un po' sopra le righe, un po' ansioso. E questo, se in qualche maniera, per quanto riguarda il racconto sportivo, può trovare una sua giustificazione nel fatto che tutte le discipline sportive valgono soprattutto perché trasmettono emozioni, e quindi anche chi le racconta deve in qualche modo, attraverso il suo linguaggio, dimostrare di essere compartecipe di questo flusso emozionale. Non si capisce per quale motivo
collaborativo invece venga utilizzato lo stesso modo di comunicazione, così ansioso, così sopra le righe, così di rincorsa, per esempio nella lettura dei titoli del telegiornale, avete mai visto? Anche quelli vengono letti in una maniera ansiosa, frenetica e via dicendo. Questa è una questione di abitudine, di moda, che a qualcuno magari potrà piacere, a qualcun altro potrà dare fastidio. Certo è che una delle componenti fondamentali quando si va anche allo stadio, a parte il comportamento delle tifoserie che spesso è disdicevole, c'è anche il fatto che ci si deve armare contro questa aggressione di rumori che ci sono allo stadio, soprattutto prima che la partita cominci, no? C'è questa musica sparata, questi annunci delle formazioni che ti rompono i timpani e via dicendo. E questo chiaramente è un modo sì di coinvolgere emotivamente, di preparare gli spettatori a quello che è l'evento agonistico nel quale si spera vengano poi trascinati all'entusiasmo per le belle giocate. Però francamente diventa una piccola sofferenza, perlomeno per uno della mia età, che quantunque abbia il vantaggio di avere inevitabilmente avuto un abbassamento di udito, fa fatica a restare lì in quelle situazioni. Quindi come vedi l'ambiente è estremamente variegato, ma è soprattutto interessante perché a proposito di linguaggio bisogna essere estremamente attenti a rapportarlo sempre e continuamente a quella che è l'evoluzione del mezzo con il quale quel linguaggio viene proposto. Appunto, noi avevamo preparato dei contributi filmati, tu hai fatto già un excursus bellissimo, diciamo, dai tempi della radio fino agli altoparlanti a mille di adesso. Noi abbiamo preparato un po' di materiale. Il primo contributo è una sintesi di una radiocronaca di Niccolò Carosio, di una partita giocata il 27 marzo 1949. Forse ce la faccio a farlo partire. Dei giocatori del Grande Torino prima della tragedia di Superga. Quando dicevo si parla con un linguaggio di altri, diciamo per anni si è parlato con il linguaggio di Niccolò Carosio, quindi il participio presente, a corrente, scattante, debuttante, e vi volevo far vedere questo contributo perché secondo me, sempre se ci riesco. Si credo che la partita. Se lo c'è mi dico strani, sempre, mi dico via andare di noi, non muoviamo, non sono male. Me l'hai vista tutta la partita? Come? Se l'ho vista lui? E c'è, sì. E che te l'hanno vista? Non l'ho vista, sì. E allora dimmi cosa è successo al 41esimo del secondo tempo. Al 41esimo al tapine di Tomazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardini e lasciava la fine di sinistro la fine.
freccia staffilata che si intaccava la convergenza dei vani. Niente da fare per i furbiti da maestri. Arbitro. Arbitro imparziale mai possibile, il signor Palazzo di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante il leggero annullamento al primo tempo, senza però che Giorgio Rubio ponesse in pratica la sua passeggera bianca. Una bella memoria. Fatto capire che a un certo punto al commissariato, dove Gasman era stato chiamato appunto perché aveva partecipato al colpo al totocalcio, Peppe Pantera, come si chiama lui, smette di parlare il suo linguaggio e comincia a parlare il linguaggio giornalistico, sportivo, della cronaca della partita che ovviamente lui aveva mandato a memoria. Chiedo a Darwin, siamo in una fase in cui la radio è ancora ad ottimi livelli, perché questo è un film del 1959. La televisione aveva mosso i primi passi. Come poi la televisione sovrasta la radio e diventa invece la voce ufficiale del calcio? Allora, buongiorno. Intanto prima parlavi di quel bimbo che ha usato il verbo approcciare. Meglio piuttosto che nel traffico o in the box, no, meglio usare approcciare. È chiaro che io appartengo a una generazione che nasce con la radio, quindi tutto quanto il mio mondo da bambino era il mondo della fantasia, delle voci che ti accompagnavano a immaginare la partita. Anche perché poi c'era soltanto un tempo in sintesi della partita di Serie A e la domenica sportiva. È ovvio che la televisione ad un certo punto diventa, e non potrebbe essere altrimenti, dominante, anche perché sono tante televisioni, tanti gli avvenimenti, addirittura tutto il calcio minuto per minuto non l'abbiamo alla radio ma alla televisione, perché con la grande scoperta fatta da Teleview di poter mettere e di poter dare la diretta di tutte le partite con i gol che venivano fatti, c'era questo cambio di stadio che non era più radiofonico ma era televisivo. Il grosso cambiamento però che c'è stato, secondo me, è stato, e lo accennava bene Bruno prima, per quanto riguarda il linguaggio, è la lingua del calcio che è cambiata. E qui non voglio sempre fare quello che ha una certa età, però i nostri modelli erano Martellini e Pizzo per quanto riguarda la televisione, Ciotti e Ameri per la radio, e poi ho avuto la fortuna, ad esempio, nella mia prima esperienza giornalistica con un inviato nell'82, non solo di assistere a quello che è stato un momento epico non soltanto per il nostro calcio ma anche per la nostra cultura, per il nostro paese, ma di avere vicino a me in tribuna stampa delle autentiche querce del giornalismo che erano Gianni Brera, Giovanni Arpino, Mario Soldati e Oreste Del Buono. Allora lì c'era anche un confronto per quanto riguarda la lingua, era importante usare una determinata lingua, era importante avere anche un tempo lungo del racconto. Oggi invece viene tutto quanto sintetizzato, anche perché le tecnologie portano ad abbreviare una lingua che sta diventando quasi una lingua nuova, non voglio dire sconosciuta, ma una lingua nuova. E anche le giovani leve della telecronaca, che sono brave, che sono competenti, tra l'altro la parte l'ho assunto io, quindi devo parlare bene per forza, perché sennò si stanno, voglio dire, adeguando a quelle che sono le esigenze oggi del telespettatore. Perché noi possiamo dire e parlare male dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello, e poi noi guardiamo, non in questi ultimi tempi, ma c'è stato un momento in cui l'Isola dei Famosi e del Grande Fratello andava bene. Ai tempi miei, quando c'era Giulio Banza, portavi la notizia di mercato e chiedevano come era saputa, è vera, non è vera, va bene scrivila, ma se poi questo giocatore non arriva, noi che figura facciamo con i nostri lettori? È chiaro che oggi invece il giornalismo non è fatto più
come c'era una volta sempre tutto sport, la terza pagina dove c'era la possibilità di raccontare, dove c'era una bella intervista, dove c'era una grande inchiesta. Tutto quanto oggi è mercato, 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 a tal punto che è stata condizionata anche la televisione, che oggi, avendo più canali ovviamente, dà spazio anche al mercato. E allora, pur amando io la televisione, ho lavorato per tanti anni da Televiu a Stream, a Sky, a 7, per finire a Quarta Rete, io ho portato una piccola citazione di Paul Auster dall'Uomo nel Buio. All'inizio è stata dura, mio Dio, niente TV, ma poi diciamo che ci si abitua e dopo un altro paio d'anni comincia a piacerti, cioè il silenzio. Niente più voci urlanti 24 ore al giorno. Ora, vabbè, è una vita un po' antica, tipo come saranno state le cose 100 anni fa. Se vuoi avere notizie, leggi il giornale. Se vuoi vedere un film, vai al cinema. Niente più strabaccamenti sul divano. Contrariamente a quanto vi avevo detto, cioè come si diceva una volta, mi dicono che non è vero, Carlo Paris è qui. E dice il microfono per il suo intervento, che ovviamente deve essere condensato perché non può stare più di tanto. Buongiorno a tutti. Sì, condensato, anche se ci metto tutto il cuore, come se durasse un'ora, perché quando leggo lo sport, il calcio, il sociale, mi vengono fuori tante cose da dentro. Qui vicino a me, Darwin, Bruno, Gianni Cerqueti, Bardo, avete la rappresentazione di tanti tipi di giornalismo. Ecco, questo è il bello, che il giornalismo sportivo dello stesso evento raccontato da queste persone può assumere dei connotati, delle connotazioni, assume, non può assumere, totalmente differenti. Parlo soprattutto di due colleghi con i quali ho diviso moltissime trasferte e che stimo tantissimo. Allora, da una parte vicino a me c'è uno che le formazioni e le informazioni le scriveva su un foglietto, quello dei tramezzini, leggerissimo. Dall'altra parte c'è un altro che ha studiato e ha quasi inventato un modo di preparare le telecroniche. Sono tutti e due modi bellissimi, così come il calcio o lo sport raccontato da Darwin e quello dell'ultimissima, chiamiamola ultimissima, generazione di Pierluigi. Io ci metto e vi dico la mia, quello che ha rappresentato per me e che io ritengo debba essere anche una delle facce dello sport. Abbiamo detto lo sport visto da costoro, lo sport visto da me è anche è quello che mi ha lasciato di più dentro, adesso non che lo abbia abbandonato, sto facendo il direttore, è tutta un'altra cosa, ma è quella parte dello sport che nessuno racconta o che in pochi raccontano, perché è una delle visioni, non è detto che sarà più bella, la più interessante, è quella che io ritengo che non debba però essere assolutamente tralasciata, dello sport così come del calcio. Se vi limitate soltanto a una delle facce del racconto, rischiate poi di perdere tante cose molto 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 interessanti e di privare i telespettatori, i lettori di un punto di vista. Ecco perché nei giornali per fortuna ci sono varie figure, ecco perché dall'università e dal giornalismo deve venire fuori tutto. Ognuno di noi ha un suo modo di vedere. Io penso che il calcio non sia soltanto e non possa essere soltanto il 4-4-2 o la parte schematica e tattica di una partita. Il calcio è anche quello che si gioca dietro la periferia, che si gioca nei campi profughi, per esempio, dei palestinesi. Il calcio è anche quella maglietta vecchia, andata ormai nel tempo,
di Zidane che indossa un bambino che arriva da Lampedusa, chissà da quale paese sta venendo. Il calcio è questo, il calcio è mille storie, il calcio è un tipo di cultura. Adesso sto parlando del calcio, non è dire anche il resto dello sport, però non lo so perché mi sono fatto condizionare anche dagli amici e dai colleghi che mi sono vicini. Per cui se non si affronta anche quell'aspetto, il contatto col calciatore, qui c'è Damiano Tommasi, il contatto col calciatore da parte di noi giornalisti rischia di diventare un qualcosa di asettico, un qualcosa che non va ad entrare dentro. Una persona con la quale ho diviso anche altre trasferte, al di là di come uno la possa vedere calcisticamente da un punto di vista di tifo, sto parlando di Fabio Capello, mi ha insegnato alcune cose fondamentali che in parte già ci avevo dentro, e cioè il racconto di una partita è sì importante per quello che stiamo vedendo, ma non può essere una schematizzazione così rigida come spesso facciamo, perché dietro, per fortuna, c'è una ragazza, collega, che mi ha intervistato chiedendomi il pronostico della finale di Champions League. Io i pronostici non li so dare, non li so fare, perché a modo mio mi sembrerebbe di violare quella cosa per la quale ancora mi attacca al mondo dello sport e del calcio in particolare, nonostante tutte le cose che avvengono anche brutte attorno allo sport, e cioè quella imprevedibilità che rende una partita come la finale di Champions League una favola, una poesia dove ognuno può scrivere la sua. Allora io mi auguro che avvenga anche quello, perché se fosse già tutto scritto come il Mago Telma o i Pendolini ci hanno raccontato, che andiamo a fare, che andiamo a vedere. E poi c'è anche l'altro aspetto, che è sociale, che è culturale, dello sport, e che è sotto gli occhi di noi tutti, ed è la corruzione, è tutto il malcostume che c'è attorno allo sport e al calcio. Io ricordo tanti anni fa, quanti erano? 19, 20, 1996, Atlanta, quindi qualche anno prima era stata assegnata alla città di Atlanta l'Olimpiade, e tutti quanti, è la Coca-Cola che ha vinto, e uno si sforzava a dire no, non è vero, non può essere, era. E allora anche quello è il racconto che va fatto, perché vivere soltanto di sogni e vivere soltanto di tifo, come se non esistesse niente altro dietro questa facciata che noi vediamo tutti i giorni, significa negare, come in altri settori della vita, significa negare quello che nella realtà poi c'è. E c'è anche la corruzione, le pratiche vendute, c'è la violenza, ci sono fenomeni di razzismo. Io ho fatto tantissime telecronache con Gianni Cerqueti, io ero bordocampista, con Gianni Cerqueti che realizzava la telecronaca, e quante volte siamo stati accusati di aver enfatizzato, secondo qualcuno, l'aspetto razzista di alcuni cori, di alcune tifoserie. Per carità, ognuno la può vedere come vuole, però nascondere quello non significa voler più bene al calcio. Anzi, secondo me, voler bene al calcio è allontanare quella gentaccia, allontanare queste cose dal mondo del calcio, così come allontanare alcuni dirigenti, così come allontanare alcuni giocatori o allenatori. Dovevo metterci 10 minuti, penso di non aver strabordato, però sarò stato anche un po' confuso perché volevo dire tante cose, non so se ci sono riuscito a trasmetterle.
io a dei giornalisti che o stanno cominciando, hanno cominciato, ma chiunque, anche a chi sta finendo, anche a chi è in pensione, dico non fermiamoci dietro all'apparenza, altrimenti dietro l'apparenza ci si ferma chiunque. È quello che dovrebbe distinguere la nostra professione da chi racconta il calcio al bar. Tutti possono farlo, tutti lo fanno, ma la nostra professione deve dare qualcosa in più, e se non diamo quel qualcosa in più non abbiamo temperato al nostro giuramento, non abbiamo quello di Ippocrate, ma abbiamo un giuramento di etica che dobbiamo rispettare sempre. Grazie. Prima di fare una domanda ovviamente a Gianni e a Pierluigi, io volevo passare al secondo step, cioè abbiamo detto Nicolò Carosio, adesso abbiamo Nando Martellini, abbiamo la partita che è Germania-Italia, ovviamente, sempre. La nazionale italiana, con le belle precedenti prove, specialmente con la partita contro il Messico nei quarti di finale, ha conquistato il diritto di disputare allo stadio Azteca la semifinale per il campionato del mondo. La maggioranza dei critici neutrali sta vincendo la Germania, e politicamente questo è anche spiegabile. La Germania ha vinto un girone rivelatosi assai duro. La Germania ha riportato uno svantaggio di due con la Inghilterra. La Germania si è sempre fatta onore della ricchezza. Allora, questo è il modo con cui Nando Martellini introduce Germania e Italia. Adesso andiamo a vedere la semifinale tra Italia e Germania. Il ritmo della sua telecamera. Questi è Burgi, ecco, solo in chi alla vecchia. Avete visto, cioè avete sentito? Adesso un momento particolare. Buon impegno. Ancora buon impegno, tiro. Buon insegna, rete. Cioè, l'azione è soltanto una didascalia, cioè un accompagnare il telespettatore dicendo il nome della persona che è in possesso di palla, quindi siccome ce l'aveva con insegna è sempre lui. Qui c'è un altro momento che... L'ultima. Vediamo la sensazione, purtroppo la dobbiamo vedere. Vedete l'azione di Lavolski, John Ross e Schellinger che batte Albertus. Si va quindi ai tempi di telefono. Ed ecco finalmente il rischio di questo Ion Attack. 3 minuti di recupero mandato. 1-1 al tempo di alterne dei tempi regolamentari. Il dispiacere di Martellini da esclusivamente due espressioni: rivediamo, purtroppo lo dobbiamo rivedere, e al fischio finale chiama l'arbitro questo Yamazaki, cioè in qualche modo gli fa pesare il fatto che ha concesso ben 2 minuti di recupero. All'epoca ovviamente non veniva comunicato attraverso la lavandetta invidiosa, e quindi questa è l'unica forma di dispiacere della telecronaca Italia-Germania. Gianni, tu eri piccolissimo ovviamente, appena nato. Sei generoso. Quanto ha influito Nando Martellini sulla scelta di fare il giornalista? Non per prendere tempo, come diceva Tommaso a proposito di Andreotti, ma prima di rispondere io vorrei dire due cose. La prima è complimenti a voi, perché sono iniziative stupende. E il modo con cui tanta gente, immaginavo colleghi che prendono i 4 crediti per il corso di formazione professionale continua, però vedo
tanti giovani attenti in maniera prolungata. Io penso che questi siano momenti fondamentali. Ho un ricordo alla scuola RAI, vicino Perugia, di un seminario per telecronisti in cui partecipai, e certe cose dette da Tito Stagno e da fuoriclasse del giornalismo Sergio Zavoli mi sono rimaste dentro, ci morirò, e sono state decisive per la mia carriera. Occasioni come queste marcano la differenza in un percorso. Se qualcuno vorrà fare il giornalista, penso che questo possa essere un momento importante, e credo che sia un atto dovuto da chi ha avuto la fortuna di arrivare a certi livelli di carriera poter tentare di trasmettere in occasioni come queste parte della propria esperienza, perché senza questo scambio, questa corrispondenza, questo dare e prendere a nostra volta, credo che non si vada molto lontano. La seconda cosa la voglio dire a Damiano Tommasi, e la voglio dire davanti a tutti perché non gliel'ho mai detta di persona. Si dice spesso che Damiano Tommasi è una bella persona. No, Damiano Tommasi è una grande persona, e io spero che arrivi un momento in cui tu possa arrivare ai vertici del palazzo, perché c'è bisogno di persone come te, con la tua polizia, con la tua cultura, con la tua intelligenza, e oggi più di altri momenti. E Damiano, il sindacato non è solo quello dei calciatori che disturba, in questi tempi mi pare che qualche attaccuccio arrivi anche ad altri e più ampie forme di sindacato. Resistere, andare avanti, e si può fare anche meglio, Damiano, anche da parte vostra come AIC, come associazione dei calciatori. Carlo citava la vicenda razzismo, io sono esattamente, l'ho già anticipato lui, sulla stessa linea, non la testa sotto la sabbia. Così facendo si è fatto in modo che diventasse abitudine sentire certi cori. La vigilanza deve sempre rimanere attenta, e voi calciatori, noi per la parte nostra, dovete dare un grande contributo. E penso sempre al modello Hiddink, quando da tecnico del Valencia, vedendo che i tifosi della sua squadra hanno esposto striscioni nazisti allo stadio, fermò la squadra, fermò la partita, disse: se non li togliete non si gioca, non si va avanti. Spero che venga il momento in cui personaggi di primo piano del mondo del calcio, in mezzo al campo, al di là delle responsabilità ministeriali, del questore, degli arbitri, possano dire la loro e dare un segnale importante. Allora, Nando Martellini è stato uno dei più grandi fuoriclasse di sempre. Io credo di aver automaticamente preso uno stile, ma da spettatore. Io avevo 12 anni nel 70, e di fronte a monumenti come questi bisogna innanzitutto inchinarsi e ricordare anche le qualità umane, morali, l'eleganza anche comportamentale, ma naturalmente abbiamo preso noi della nostra generazione tantissime cose. Io devo riconoscere responsabilità a Fiorenzo Pompei, che adesso è vice direttore a Sky, perché quando lavoravo a Vivere 1, avevo 20 anni, e ci occupavamo di terrorismo, eravamo in 6, altri nomi, Maurizio Mannoni, Laura Perego, Fabio Venditti, Giancarlo Pinziani, cioè, dovevamo occuparci di tutto, dovevamo coprire le edizioni del giornale, facciamo anche una discreta concorrenza con Video 1 Paese Sera, all'allora TG3 del Lazio, e quindi fu lui a intuire che ci potessero essere delle qualità per poter fare il lavoro di telecronista, e ho cercato di tenere a mente dei modelli di riferimento che fossero di precisione, di rispetto e di preparazione, e questo è stato insomma il mio cliché con cui ho cercato di andare avanti, e che poi naturalmente nel corso del tempo è cambiato. Quando per 9 anni sono stato nell'intensa privata, 8 anni a Video 1 e 1 anno a Teleroma 56, e a questo periodo della mia carriera devo tutto, francamente ero perfettamente consapevole che quando sei in un'ottica di campanile le accentuazioni, certi toni devono essere un po' aumentati in ragione dell'attenzione appunto di chi tifa, nel caso mio, Roma o Lazio, ma mai ho tradito quelli che erano, sapete, i valori cardine, la ricerca dell'obiettività, a volte il racconto di verità scomode, se dovevano esserle, per omaggiare l'obiettività, la coerenza e la verità dei fatti. E credo che tutto questo poi abbia pagato quando qualcuno, bontà sua, ha deciso, io avevo 29 anni, di entrare
che sono stato privilegiato, a differenza di tanti colleghi che passano per la lunga, annosa trafila del precariato, di entrare in un articolo 1 in Rai nel giugno dell'87. Probabilmente ha pagato un certo tipo di atteggiamento, di corsi di fronte all'evento, che tenesse presente contemporaneamente le necessità di un'aderenza alla pulsione locale, ma anche a barra dritta su certi punti di riferimento che sono assolutamente ineludibili e che sono le stelle polari che fa questo mestiere. Grazie mille. Di chiamare in causa anche Pierluigi, un ultimo contributo dagli anni 70. Qui Londra, stadio di Wembley, la partita con l'Inghilterra, la prima vittoria italiana nella storia del calcio in Inghilterra, è terminata da sola. È stata veramente una impresa notevole da parte della squadra italiana. La vittoria porta la firma di Fabio Capello, questo sorprendente centrocampista, che noi consideriamo uno dei maggiori, anche se meno visibili, talenti tattici della nostra squadra, uomo dagli sbarcamenti, dagli scartamenti e anche dai gol, tanto spesso decisivi. Ma naturalmente vittorie come questo portano le firme di tutti i giocatori, sono vittorie soprattutto collettive, sia sul piano agonistico, tattico come tecnico. A parte la soddisfazione per aver espugnato questa favolosa, questa leggendaria forza del calcio che è Wembley, va detto, va sottolineato che si è trattato soprattutto di una partita che ha onorato il gioco del calcio. Era ora che questo avvenisse da parte nostra, era ora che si verificasse sul piano generale un evento così positivo. Noi vediamo che presa di Wembley, la vittoria di questa sera è un fatto collettivo, un fatto che conferma una ascesa del nostro calcio, una ascesa che è anche frutto di una migliorata condizione generale, di una maggiore serietà da parte di tutti quelli che lavorano in questo ambiente. Allora, si era appena finito di giocare una partita che per la storia del calcio italiano è leggendaria, cioè l'Italia aveva per la prima volta vinto contro l'Inghilterra a Wembley. Non so, quello era Maurizio Parenson, non so se avete apprezzato il distacco, l'equilibrio, come dire, non si capisce che è successo un fatto storico. Lui ha una calma, una tranquillità, soprattutto un pensiero lungo, pensa alla squadra e al fatto che quella partita potrà produrre dei vantaggi per tutto il movimento. Però Maurizio Parenson diventa personaggio in qualche modo televisivo, perché la voce familiare di un telecronista che entra dentro le case di tutte le famiglie comincia a essere, come dire, come appunto una persona di famiglia, e quindi scatta il concetto della caricatura, dell'imitazione. Maurizio Parenson per lo Sport. Sono in grado di darvi una notizia bomba. La notizia bomba sul campionato nazionale di nuoto, in pieno svolgimento nella piscina comunale di Napoli. La piscina per l'occasione sarà completamente riempita d'acqua. I nuotatori reggeranno in costume da bagno e si prevede che i termini della gara usciranno dall'acqua completamente bagnati. La squadra vincitrice dovrebbe senz'altro essere la Virtus Bologna, senza escludere le azioni della Virtus Trieste, della Rai Nantes, della Rai Virtus, della Virtus Virtus, della Nantes Nantes o della Rai Rai. Ma se la facete bene per passare la linea a Sergio Del Ponte, guidate. Allora, le indicazioni, Pierluigi, tu sei, mi dicono, un asso delle indicazioni. Hai fatto questo mestiere perché? No, ho fatto questo mestiere perché fare la telecronaca è la cosa adesso c'è Max Giusti che fa la mia, è spettacolare, veramente mi sono quasi commosso. No, perché secondo me fare le telecronache è la cosa, dal mio punto di vista, più bella che si possa fare. Cioè, personalmente, tra le varie cose che ho fatto fino ad oggi, è la cosa che mi dà più emozione, perché ti dà la possibilità di partecipare in una maniera quasi da protagonista a un evento. Poi ovviamente i protagonisti sono i calciatori, l'arbitro, non sei tu, però
in qualche modo sei il tramite fra l'evento che si svolge e le persone che ti guardano da casa e che hanno delle emozioni enormi nel vivere la partita da una parte o dall'altra. Quindi la cosa principale mi sembra sempre quella, cioè mi sembra sempre la passione. Quanto mi fa godere fare la telecronaca di una partita, quanto mi dà gioia essere protagonisti e tramite alle orecchie, agli occhi di chi guarda la partita, di quell'emozione, di quella follia assoluta, irrazionale, che non cambia la vita delle persone dal punto di vista pratico, ma ne cambia dal punto di vista dell'umore, che è il calcio. Quindi questa è la cosa principale, le imitazioni, vabbè, faccio il tempo libero, c'è anche Cappello, lo posso fare. No, mi veniva in mente una serie di cose, per esempio, come poi tutto è in qualche modo legato ai tempi. Martellini è un maestro assoluto, tono di voce straordinario, parla durante l'inno nazionale. Oggi nessuno parlerebbe, credo, durante l'inno nazionale, lo considererebbe come un atto assolutamente quasi blasfemo, ma ovviamente non è che ha fatto niente di blasfemo, era che in quell'epoca lì si usava in quella maniera lì. Oggi, per dirti, io sulla musica della Champions League rimango in silenzio e faccio sentire la musica per sottolineare la sacralità di quel momento. Sull'uscita dal campo di un giocatore che viene applaudito in maniera clamorosa, che viene fischiato in maniera clamorosa, si sta zitti per far sentire lo stadio. Cioè c'è tutta una serie di cose che sono secondo me in qualche modo legate al tempo e all'abitudine che si crea da parte dei telespettatori. Poi ovviamente le epoche sono cambiate, Bruno è stato, insomma, mi ricordo la mia infanzia, è stato un maestro straordinario, questo tipo di voce rassicurante e fantastico, che faceva sentire un senso di casa. Posso dire, Bruno, un senso profondo di casa, di appartenenza, di convivialità, di qualcosa di molto caldo. Poi chiaramente è passato, oggi l'offerta è molto più ampia, molti dei ragazzi che seguono le cronache delle partite del calcio internazionale ne sanno più di noi, c'è il rischio che tu veramente sai meno di quello che ti sta ascoltando, e quindi la preparazione di una partita oggi secondo me è ancora più importante, preparare mille cose per dirne 20. Questa secondo me è la linea, per sapere tutto, avere dei file, questo è il mitico monofoglio di Cerquelli, che è una specie di oggetto di venerazione. Io ho più fogli, perché così, però insomma il concetto credo che sia lo stesso, poi insomma lui da questa relazione è veramente fuori classe assoluto, però avere mille cose e poi chiaramente sapere che ne userai soltanto alcune. È chiaro che tu prima dell'inizio della partita non dici che Higuain ha già sbagliato tre calci di rigore contro Chievo, Atalanta e Milan, non lo dici neanche quando sta per tirare il rigore, perché altrimenti a Napoli probabilmente non ci combina un po', poi però una volta che lo dice dovrai dire che già prima era l'unico ad aver sbagliato tre calci di rigore campionato e che adesso ha doppiato tutti avendone sbagliati quattro, no? Cioè su quelle sono informazioni che secondo me devi dare. Poi per il resto la telecronaca è quella roba lì, cioè è un'insegna, magari oggi mi piace sentire anche chi è il difensore che sta marcando Boninsegna o chi è quello che non va a chiudere sul cross del giocatore tedesco, perché credo che ormai questa sia l'abitudine, però è quella cosa lì, è il play by play come dicono gli inglesi. E proprio a testimonianza di quello che sta dicendo, noi notiamo adesso che 12 anni più tardi Nanno Martellini cambia il suo stile. Questa è Italia-Argentina del 1982. Sentite il tono della voce come è cambiato nella descrizione del gol, e adesso sentite anche questa. Secondo passaggio verso Codolati, Tardelli ancora, Graziani, il lancio verso Rossi, è in buona posizione Rossi, ha respinto il portiere, ancora Rossi, Camini, Avete notato che, a differenza delle cronache del 1970, adesso Martellini riempie anche gli spazi tra un possesso di palla e l'altro, cioè tenta anche di spiegare quello che succede. Bruno, lo chiedo a te, si può cambiare stile all'interno, diciamo, della propria carriera professionale? Sicuramente lo fai, magari senza averne consapevolezza, perché è chiaro che
subisci quella che è la situazione che ti arriva addosso da parte del mezzo di comunicazione, che cambia da parte dei colleghi. Quest'ultima frazione qua, la cosa che mi ha impressionato di più, sai qual è stata? Che ha detto un gol. Ha detto un gol, prima non si diceva, Gol. Quel grande personaggio che è stato Beppe Viola, che sì, è un fratello per me, quell'anno, era grande conoscitore di uomini e gol. Su di me ha detto l'unica cosa buona che hai portato da quando sei arrivato alla RAI è che hai cominciato a dire gol e che lo dicono anche gli altri. Prima non si diceva gol, questo mi ha reso particolarmente orgoglioso, però io non mi sono mai reso conto di avere fatto per primo il passo da superare. Perché prima si diceva rete, ma sai, a lungo il linguaggio non poteva essere infarcito di anglicisti, no? Nicolò era assolutamente ligio a quel discorso, però effettivamente vediamo come cambia. Nando poi è stato bellissimo, lo avete sottolineato voi, a proposito del gol di Schnellinger, quando si è capito che era un po' indispettito, ma l'ha detto alla sua maniera, no? Con una compostezza, con una cosa, mentre oggigiorno i toni sarebbero un pochino più accesi e le parole un pochino più distratte. Guarda, Bruno, tu hai citato Beppe Viola, sembra che... Hai dato tre minuti. Sembrava quasi che ci fossimo messi d'accordo. Io in questo segmento ho introdotto Beppe Viola in questo resoconto della domenica scorsa. Ma grande festa, mettiamo un pareggio per avere la matematica perfetta che non c'è. Ma per fare un minuto, un'importanza di importanza, c'era appunto un soluzione che c'era. L'Inter ha inviato la bolletta, non riusciva a esprimere il secondo suo standard migliore. Riusciva comunque a pareggiare con Oriali, al quale era la possibilità di capitare dopo l'indisponibilità di in tribuna si riaprivano gli spettacoli, ma per poco, perché Turone, poco prima che scadesse il tempo, raddoppiava per i romanisti. Addio, siamo alle solite, bisogna soffrire fino in fondo. Così dicevano i portoni feriti in tribuna, portando dalla rampa in modo alimento. Hanno sofferto più a 2 minuti dalla fine, poi Mottini, con questo gol, ha sistemato la storia con 12esimo studente. E da allora, champagne per tutti. Champagne per tutti. Darwin, quando è entrata l'ironia all'interno del giornalismo radiotelevisivo sportivo? Beh, l'ha detto Bruno con un maestro come Beppe Viola, che è stato una stella cometa per tanti di noi. Poi forse oggi si è persa l'ironia, lo diceva anche Luigi, che oggi forse anche le telecronache, poi se di parte diventano qualcosa di, tra virgolette, di più recente. Forse bisognerebbe recuperare questa ironia, questo raccontare il calcio in un modo più leggero, questo cercare di avere meno enfasi, anche non soltanto per quanto riguarda il racconto della partita, dove ci vorrebbero, diceva anche prima Damiano, forse recuperare un po' anche il silenzio, perché sono le immagini a parlare, no? E quindi quel pathos che tu puoi avere ce l'hai in quel momento anche senza un accompagnamento del racconto che lo stai già vivendo tu attraverso quelle immagini, ma anche vuol dire nei dibattiti televisivi, anche recuperare non i soliti noti da far venire sempre, ma cercare di individuare anche personaggi che potrebbero portare all'interno del calcio la conoscenza dell'ironia o anche la cultura. Io ho avuto modo di conoscere di recente Matteo Nucci, che tra l'altro è un romanista sfegatato, che ha scritto un bellissimo libro per Inaudi, un saggio Le lacrime degli eroi, dove ti dimostra come nell'Iliade e nell'Odissea i pianti sono tantissimi anche da parte di insospettabili.
e lui riesce a fare anche questi paragoni attraverso i classici greci giocatori di oggi. Beh, per cui Totti e Ulisse, secondo me Buffon, ma direi che è più solito a Ivrea, però ecco, secondo me bisognerebbe anche riportare l'ironia, riportare la cultura, riportare il calcio ad essere veramente qualcosa, vuol dire che ne vale la pena discutere, ma in una certa maniera. Ad esempio, io non lo so cosa cioè il parere dei colleghi, ma anche, voglio dire, la telecronaca di parte, io non riesco a vederla, anche se, vuol dire, sono juventino, ma una telecronaca di parte juventino non riesco a vedere. Preferisco sentire Bardo, che, ecco, bisogna dire che per lui c'è quell'ironia, la sa usare, la sa mettere e la sa raccontare. Ad esempio il racconto di Gianni è un racconto che ci riporta proprio al tempo invece dei maestri. Ma c'è un'altra cosa che volevo dire, parlando sempre anche della regia, Bruno, anche perché il calcio, la telecronaca è passata dal monologo a un discorso più collettivo, perché c'è anche una storia che bisogna fare. Dagli anni 80-90 con Tele Monte Carlo la figura del telecronista non era soltanto il telecronista a raccontare, poi qui c'è un altro bravo telecronista che è Massimo Tecca, che è un altro che ha raccontato ad esempio il calcio sudamericano prima di tanti. È arrivata la seconda voce, e anche sulla seconda voce potremo qui discutere sul valore o meno di questo ruolo che è diventato fondamentale. Abbiamo avuto il portocampista, ma non solo un portocampista, due portocampisti, e poi ancora l'inviato della tribuna d'onore con la presenza del Presidente della Repubblica eccetera. Però io vorrei dire che tu sai chi è stato a inventare la regia moderna del calcio? Un poeta, Umberto Saba. Perché l'ha inventato Umberto Saba? Se voi pensate alla poesia a gol, ci sono i tre momenti chiave della telecronaca moderna. Il primo piano sul portiere caduto alla difesa che ha subito il gol. Poi la telecamera che va sugli spalti con la folla unita e prezza che va tra bocchi nel campo. E il colpo di genio di Umberto Saba, che fa parte adesso della regia moderna, è il portiere, l'altro, che fa festa. E se lo vedete oggi, la telecamera va sempre a vedere il portiere della squadra che ha segnato. Quindi tutti questi geni bravissimi che hanno inventato il calcio moderno lo devono a Umberto Saba, a un poeta triestino. Si è visto una volta sola la battuta del calcio. È rivalità friulana, No. Telecronaca di parte, telecronaca di parte. Secondo me è una trovata commerciale, e quindi poi tra i terroristi di parte secondo me ci sono di più bravi, di meno bravi, ci sono anche di bravissimi, assolutamente non sono io, però insomma è una... io credo che l'onestà intellettuale ci debba essere sempre, in qualche modo quando si commenta una squadra italiana all'estero o addirittura una nazionale, quella è una forma soft di telecronaca di parte, nella quale, come diceva prima Gianni, l'elemento è chiaro che siamo tutti dalla stessa parte a sperare che l'Italia vinca i mondiali, ma al tempo stesso se giochiamo male bisogna dirlo. Se era rigore per i nostri avversari e si vede che era rigore, non è che possiamo dire che non era rigore, anzi che non è a rigore, perché ci fa comodo, perché ci fa piacere, per quello significherebbe essere intellettualmente disonesti. No, io credo, Beppe Viola, vorrei anche dire Galeazzi, nel senso che secondo me l'elemento forte che riguarda non tanto la telecronaca, ci guardavamo prima con Gianni, durante la telecronaca è molto difficile secondo me trovare il momento per l'ironia, ci può stare il bambino inquadrato, la battuta, lo striscione divertente, ahimè ce ne sono altri meno divertenti, però insomma questa componente ci può essere, però la partita è sacra, la partita è un momento in cui ogni parola, secondo me, più è importante la partita, più sono grosse le tifoserie, insomma lo sappiamo benissimo. Bisogna andarci a vedere di piombo. Poi però c'è tutto il pre, c'è tutto il post, c'è quello di cui parlava prima Damiano, che è la umanizzazione del calcio, che è molto più difficile rispetto a 20 anni fa, quando Beppe Viola 30 anni fa intervistava Gianni Rivera sul tram, perché oggi sono 500 addetti stampa, i silenzi stampa, le cose che non funzionano, gli sponsor, il giocatore che parla soltanto se sta presentando il videogioco perché gli dà i soldi. Però poi in realtà la strada deve essere quella. Secondo me la noia, cioè una quantità di interviste noiose, non ci metto anch'io, le interviste pre-partita e post-partita, il discorso che facevamo prima sul linguaggio,
ragazzi di 20 anni, 30 anni che cominciano e usano le stesse parole di 30 anni fa. Il mio piccolo consiglio è usate le parole normali, parlate in maniera semplice e cercate di avere con il giocatore un rapporto alla pari. Mi rendo conto che non è facile, però l'unica strada possibile è quella, perché se tu non togli questa barriera, alla fine sarà sempre la classica domanda tradizionale, stereotipata, che annoia secondo me il giornalista, annoia il giocatore che la riceve e annoia il pubblico. Pure noi dobbiamo fare secondo me un po' di autocritica da questo punto di vista. Gianni? Aggiungo, mi è piaciuto tantissimo di essere diverso da quando conduce in studio con la sua ironia rispetto a quando fa la telecronaca. Sono cioè, ambiti totalmente diversi, ha parlato di sacralità. Io la solitudine del telecronista l'ho vissuta, ma l'ho vissuta alla grande, non in uno studio o in tribuna stampa. Volevo citare questo esempio: il 21 marzo dell'82, era la 23esima giornata del campionato. Bologna-Roma 2-0, Fiorini e Mancini. Io ho fatto questa telecronaca in un pulmino. Il pulmino era parcheggiato esternamente alla sede RAI di Bologna, c'era un collegamento con un cavo, passanti esternamente, normalmente in città, perché la mia emittente Video 1 aveva i diritti SACIS, cioè era esclusivista regionale del Lazio, poi in compartecipazione con Teleroma 56. E quindi il sistema per incidere la telecronaca era andare alla città dove si giocava, però nella sede, non allo stadio, e farla dentro un pulmino col terrore di non sentire l'altoparlante, che non c'era l'ufficio stampa con le informazioni. I numeri da 1 a 11, e se l'allenatore cambiava in estremis qualcuno con due telecamere dall'altro, di fatto, se perdevi il momento dell'annuncio dell'altoparlante, con magari i passanti, era una disperazione totale. Poi veniva incisa la cassetta e mandata in onda una volta arrivata a destinazione. Come diceva Darwin, 21 marzo 82, 20 maggio 2015. Allora, non è che sono passati 33 anni, è passata una galassia. La telecronaca della finale di Coppa Italia di Juventus Lazio ha avuto un telecronista, un commentatore tecnico accanto al telecronista, due colleghi a ridosso delle panchine, uno per squadra, un collega nel presentation a bordo campo affiancato da un talent, un collega in tribuna d'onore per intervistare il Presidente della Repubblica, un collega in tribuna VIP e due colleghi al coordinamento regia. Uno, la solitudine del telecronista, 8+2 talent. In tutto questo c'è la storia della modifica del linguaggio, del racconto dell'evento in televisione. Tanto alle tue spalle c'è il foglio, È già arrivato il foglio. Sì. Allora, il foglio. Questo applauso avrebbe condiviso con altri colleghi. Agli inizi della carriera facevo come di Dazebao della Cina maoista, quando guardavano il giornale su queste cose da 1 m² per 1 m². Poi progressivamente il discorso si è affinato anche per ragioni di incognita sullo spazio che hai a disposizione. Ho fatto una volta una partita nell'allora DDR dentro una granitta militare, stavo in piedi, non c'era neanche il punto di appoggio. Perché si è arrivati poi a questo? E qui mi aggancio a quello che dicevo nel primo intervento, cioè il senso anche della trasmissione di qualcosa, non deve essere il Sacro Graal, il Santa Sant'Orno. Però è una proposta per aiutare a comprendere meglio anche cosa c'è prima. Diceva bene Luigi che lui prepara 1000 per dire 10. I protagonisti adesso sono tantissimi dell'evento calcistico, sono diventati i giocatori che entrano, gli arbitri sono diventati 6 addirittura, tant'è che si dovrebbe forse parlare di sesto uomo, non di quarto uomo. È cambiato tutto. E soprattutto è cambiata anche la fruizione dell'evento rispetto per esempio all'epoca gloriosa e aurea di Bruno o di Nando Martellini, per non tornare ancora indietro a Niccolò Carosio. E lo accennava Pierluigi, il problema è che adesso la qualità dell'audience che ti ascolta è elevatissima sul piano della preparazione, e quindi la difficoltà specifica della telecronaca, che è diversa dalla difficoltà della radiocronaca, cioè accompagnare per immagini che hanno una loro evidenza, una loro forza intrinseca, è un lavoro molto molto difficile, che richiede
una sorta di equilibrismo che insomma, si raggiunge, se si raggiunge con tantissima esperienza e studiando anche, perché chi ti ascolta ha una quantità di fonti di informazione che può anche essere superiore alla tua, e quindi come si arriva al punto di dare qualcosa che giustifichi, a parte lo stipendio, cioè il professionista che davanti al microfono ha il privilegio di cui parlava Pierluigi, raccontare una finale di Champions, si è avuto modo di farlo per ben 6 anni consecutivi, o comunque una qualunque partita, di fronte a chi ne fruisce, cosa mi dai in più rispetto a quello che vedo, che so, magari a casa, su una poltrona, su un divano, con 14 replay e con 22 telecamere, magari sui grandi eventi. Che hai fatto tu per andare davanti a questo evento? Basta soltanto presentarsi con le formazioni? Non è più possibile. E allora vado rapidamente a tentare di spiegare cosa si può vedere in questo foglio, che comprime elementi che riguardano le due squadre, in questo caso a sinistra la Juventus, che nella matrice della partita era la prima citata, e a destra la Lazio. Ci sono i goleador di tutte e due le squadre con tutti i gol che hanno fatto nella stagione, perché giustamente se segna Tevez è il gol 30° della stagione? Bisogna saperlo dire. Ci sono, oppure segna per la prima volta Ian Gambigua, magari è facile ricordarlo perché tanti gol non ne ha fatti. 17° marcatore di Tevez. Bravissimo. Allora, bisogna dare un qualcosa che sia già uno spunto di riflessione. Personalmente, per me è una grande soddisfazione professionale vedere quando una chiusura di telecronaca o un commento, per esempio a un gol di Messi, a me è capitato più di una volta, ha avuto poi specchio in un titolo di un prestigioso quotidiano sportivo italiano il giorno dopo. Il titolo era già stato dato in telecronaca. Se non prepari questo, se non hai questo serbatoio dietro, difficilmente si può arrivare a questi risultati. Questo lavoro non nasce il giorno della partita, ma nasce nel momento in cui il direttore, il caporedattore ti assegna, fa la designazione per l'evento. Ed è quindi una progressiva costruzione, da questo foglio a 4 bianco cominciano a nascere le informazioni in alto sull'evento, lo stadio che lo racconterà, le informazioni disciplinari su squalificati e diffidati, lo devi dire subito, interessa al tifoso. Se un giallo è pesante perché il giorno dopo, il turno dopo il giocatore non sarà protagonista, è elemento già di discussione dopo poche ore. Le formazioni ipotizzate, non ho la palla di vetro, e quindi scrivo a matita, in basso a sinistra, in basso a destra, quella che io presumo sarà la scelta del tecnico, salvo poi modificarla al momento dell'arrivo delle formazioni ufficiali. E in mezzo gli elementi neutri. Qual è l'algodone della Coppa Italia? Io sfido chiunque a ricordarselo a memoria, al di là del fatto di 9 titoli, ora 10 per la Juventus, vinti insieme alla Roma, giù giù per i rami fino all'ultimo. E se nella finale di Coppa Italia un giocatore fa tripletta, è giusto o no? Dire subito, è la prima volta o la quinta volta che succede, magari dire pure chi l'ha fatto, se per esempio è stato Domenghini con l'Atalanta in una finale di Coppa Italia. Questo denota un approccio serio e secondo me doveroso a un certo tipo di evento, fatto salvo l'evidenza, la forza del racconto, le immagini, la cronaca. E qui vorrei ancora dire due parole, e mi piace citare Carlo Onesti, che saluto, perché abbiamo fatto uno studio importante, una volta facevo in occasione di quel famoso Juventus-Inter, dell'episodio del rigore non concesso, insomma nel 98, noi facevamo un 90° minuto che è rimasto unico, perché Vallone, Maurizio Vallone, all'epoca responsabile del 90° minuto, decise, prima e l'unica volta nella storia di una delle più gloriose trasmissioni della RAI, di affidarci 8 minuti per la sintesi della partita che decideva di fatto lo scudetto. Normalmente il minutaggio quando è ampio è 4 minuti più 30 di commento. Quegli 8 minuti, per la prima e unica volta nella storia di 90° minuto, sono stati fatti con una telecronaca, qualche ora dopo la fine dell'evento, il narrator, come dicono quelli che parlano bene, cioè il telecronista, e il commentatore. Con un lavoro che era il frutto di un'intesa tra noi due su tante partite di Coppa Internazionale, quasi sempre facevo la cronaca di lui, il talent, perché tra l'altro è preparatissimo caro sul piano tattico, noi riuscimmo a fare la sintesi, 8 minuti sono
televisivamente parlando un film, come se fosse una telecronaca leggera riferita, quindi con enfasi, ma cercando di dare anche un contributo analitico, al di là del fattaccio, cioè dell'episodio super da Moriola, di come si era svolto l'evento. Ecco quindi che Darwin lo diceva, ora la telecronaca è un fatto di squadra. La squadra che ti racconta l'evento è importantissima nel rispetto dei ruoli, nel briefing prepartita, nella gestione della tempistica. Vedete, Juventus-Lazio è stata una partita meravigliosa, al di là degli schieramenti, di appartenenza e del tifo, perché è stata una bella finale, dove si è respirato calcio pulito, dove ho visto i tifosi della squadra avversaria applaudire gli altri, dove ho visto i tifosi della Juventus applaudire i giocatori della Lazio che andavano a ritirare la medaglia degli sconfitti. Il calcio che vorremmo vedere sempre, però è andata un po' diversa l'anno scorso. Ero sempre io il telecronista di quel Fiorentina-Napoli, preceduto da un evento drammatico, purtroppo poi diventato tragico, e lì l'importanza del lavoro di squadra è addirittura moltiplicata, perché una parola sbagliata in un contesto come quello può essere devastante. Quando le informazioni sono incerte, quando non si sa se, quando bisogna capire se il capo ultra, per usare questa espressione, dà il via libera o meno, cosa c'è dietro quando ANSIC viene mandato a dialogare, sono momenti di estrema tensione. E quindi la preparazione professionale, che non è soltanto del giornalista sportivo, ma tu pur del giornalista per definizione, è fondamentale. Quanto più ci si prepara, secondo me, meno, più si riduce il margine di errore. Fermo restando che poi la forza del racconto merita di essere accompagnata rispettando la sua interezza.